Sono io. Ellie. Va tutto bene. Cazzo. Stai sanguinando. Si è nascosta qui. In questo acquario. Ok. Andiamo. Ti aiuto a lavarti. Le braccia. L'ho fatta parlare. Ehi. Hey. Non importa. Non voglio perderti. Dove siamo? Benvenuti ragazzi, eh? 15° episodio. Dove stiamo qua, ragazzi? Siamo in un ospedale a St. Mary's. E avete lasciato tutto qui. 2 anni prima. Non è che tante volte... Andiamo. Deve esserci qualcosa. Secondo me lei è... Questo qua è l'ospedale delle luci, raga. Oh mio Dio. Oddio mamma raga. Qua si scopre la verità. Ma secondo me gliel'ha già detta lei. Gliel'ha già detta Nora. La verità su Joel, per quello che è così. I documenti sono importanti raga, dobbiamo guardarli. Questo cos'è? Eh sì. Lo sviluppo ha creato una mutazione. Vediamo se i risultati dei test corroborano la nostra teoria. È roba grossa. Sono io? Eh sì. E tu, Ellie? Sì, sì, siamo nell'ospedale delle luci, raga, dove è finito The Last of Us 1. Lei è tornata fin qua. Ha nasato qualcosa. Joel. Ha nasato qualcosa, raga. Va in bagno, non credo ci sia qualcosa. Qua era il tavolo dove lei era sdraiata.
quasi tutti. Andrò anch'io, non so con quale gruppo. Io ho votato per inseguire il contrabbandiere e la ragazza. Ma hanno detto che anche se trovassimo lei o per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto. Per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. Ellie! Oh, vieni qui. Che ti è saltato in mente? Scappare così nel cuore della notte. Avresti potuto parlarmi. Non lasciare uno stupido biglietto. Spiegami. Che è successo qui? Se mi menti ancora una volta, me ne vado. E non ci rivedremo mai più. Ma se mi dici la verità, io tornerò a Jackson. Qualunque essa sia. Joel. Per creare un vaccino. Ti avrebbero uccisa. Io li ho fermati. Oh mio Dio! Cazzo, non mi toccare! Tornerò indietro. Ma abbiamo chiuso. Allora sapeva già tutto. I brividi, ragazzi. Incredibile, cosa ti trasmette questo gioco? Ragazzi, Ellie tutto questo tempo sapeva già tutto ed è per quello che c'era comunque dell'astio a inizio game fra Joel. Jesse, l'hanno seguita 100%. Guerra per tutti. Guarda, Joel, è il tuo preferito.
devo andare? Minchia, ragazzi, è stato peso, sapete? È stato peso, peso. Per uno come me, che comunque è legato molto alla storia, è stato peso. Dina? Jesse? Cazzo sono? Dove sono quei due? Mi fa esercitare, no, no, no. Non c'ho tempo adesso. Ma li becca insieme ed è un casino. Potevi svegliarmi. È incinta. Sì. Ho capito perché siete qui. Ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo sì, in grado. Lo so. Lo so. Ma non posso abbandonare Tommy. Lui è qui per colpa mia. Magari puoi riportarla tu. Non si muoverà senza di te. Fanculo. Salviamo Tommy. L'acquario di cui parlava la ragazza. Lui non ha ancora trovato Abby. Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo Dina qui da sola. Se vuole così. Ok. Andiamo a dirle che partiamo. Ti aspetto all'ingresso. Bene. Ciao. Ehi, bella. Deve chiuderci la porta. Ok. Andiamo. È qua. Sulla mappa l'acquario è vicino al mare. Deve essere il tuo acquario. Sì. Si resta mai asciutti in questa città? Mazza, vero, piove sempre, che palle. Vieni, aiutami. Okay, inizio molto peso, passo. Ragazzi, di questo 15° episodio, eh? Okay. Raga, io di lui mi fido, ma a un 70%. C'è una fiducia un po'. Non so nulla di sto Jesse. Dina un po'. Vi ricordate che c'è stato un paio di episodi fa dove io dicevo che secondo me Dina potrebbe essere una dei wolf di libro. Però poi dopo io mi sono ricordato che in un flashback. Ho detto che lo sapevi se questo che. Dina comunque è cresciuta lì.
Però di Jesse non so nulla. Magari mi sbaglio, ragazzi. L'acquario è una base dei lupi. Non credo. Nora ha detto che Abby è lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Joel ha avuto un problema con alcune luci. Ex luci ormai. I Wolf sono ex luci. Screzi tra contrabbandieri. E hanno discusso per un carico. Che sei tu il carico? Vedi un po'. Mattone. Non so se prende assolutamente che ci manca. Merda. È bloccata. Si può tagliare da quel centro convegni. Andiamo. Proviamo. Urca. Io comunque c'ho sempre in testa. Bloccata? Già. Il filmato dove c'è Ellie che suona la chitarra e dice li ucciderò tutti con Joel dietro. Secondo me è un filmato creato apposta per di presentazione, non sarà nel gioco, anche perché Ellie è diversa. Io credetemi, ragazzi. Ah, rispondigli. Che vuoi dire? Che stiamo sfidando i loro uomini nella loro città. Per quello che hanno fatto. Ellie e i suoi non erano a Jackson per quello che ha fatto Joel. Questo posto è diverso da Jackson. Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata. Qui non sanno fare altro che uccidere. Cioè, ti hanno sparato a vista, no? Sì. Vedi tu. Vero. Da quanto Dina sta così male? Un paio di giorni. Appena arrivate, ha fatto il culo a una squadra di lupi. Dovevi vederla. Ci credo. Lei non si scherza. Non possiamo saperlo al momento. Ehi, dammi una mano. Di qua. Eugenia. Spiegami una cosa. Perché non mi ha detto che era incinta? Ascolta, io penso che te ne parleranno una mattina. Oggi hanno iniziato a radunare tutte le unità. Cazzo. Chi te l'ha detto? Grande capo in persona. Facciamo là, aspettiamo le altre squadre. Poi attacchiamo le indietro. L'ultima volta. Stavolta sarà diverso. Cosa facciamo, azzi? Stavolta sarà diverso. Mi sa che devo. Sono nervosa. Siamo tutti nervosi. Hanno già occupato tutta la costa. Finiranno per farci il culo a strisce. Non mi vedo. Ho sentito qualcosa. Vado io. Mamma mia. Jesse non lo vedono mai. Ok. Perfetto. All right. Andiamo avanti. Prendiamo sto snack così ci dà la vita massima. Iniziare al massimo. No. Al massimo. E mo? Oh no. Dobbiamo uscire dalla raga. Dove ne dovete andare tutti? Guardate, di là. Facevo, raga.
No, adesso li ammazzo. Gli ho fatto lo scalpo. Ok, possiamo andare. Credo. Sì. Ragazzi, mi sa che non avevo altra scelta, eh. Non c'era erba alta. Se ci fosse stata erba alta, forse. Via. Ok, abbiamo cambiato ambiente, perfetto. Un po' più calmi. Che stavi dicendo prima riguardo Dino? Hai detto che mi parlerà di... Ora abbiamo altri problemi. Prima o poi sarà dura da nascondere. Sai se vuole tenerlo? No. È lui il padre, ragazzi, perché si fosse sfuggita questa informazione abbastanza importante. Era il suo ragazzo, è bisex Dino. Guarda che disastro. L'acquario è vicino alla ruota panoramica. Beh, speriamo che lo sappia anche Tommy. Chissà Tommy che fine ha fatto, ragazzi. Tocca a nuotare. Sì. Ci tocca. Ok, andiamo Jesse, sei dentro. Anche perché la tipa, ragazzi, è ancora la capa delle Iene. Ancora non si è vista. E secondo me, ragazzi, adesso è giunto il momento di conoscerla. Venuto anch'io, se mi avessi avvertito. In realtà, io credevo che ti saresti opposto. Ammiravo Joel. E non sopporto sia finita così. Sarei venuto. Ah, sì. Anche Joel aveva un debole per te, sai. E credeva mi fossi presa una sbandata. Davvero? Non fa intendere. Sei bellissimo. Diciamo che non sei il mio tipo. Troppo asiatico. Sì, certo. Ovvio, no? No, dai, Jesse, sta un po' salendo la mia fiducia, eh. Però che questi dialoghi qua tendono a sviare un po', ragazzi. Io volerei, se... Però non credo che ucciderebbe. Non avrebbe fatto sta roba. Cioè, in realtà non sappiamo se Jesse ha seguito Tommy. Perché, allora, raga, Tommy può essere andato con Jesse. Cioè, Jesse può essere partito con Tommy. Ok? Poi, Tommy Gesù è stato tradito da Jesse. Cos'è successo qui? Questa gente continua a farsi la guerra. È così da anni, credo. Chissà com'è iniziata. Boh. Perché, allora, fino a un certo punto della storia, se vi ricordate, c'erano quei due del VLF che erano stati interrogati. Quello lì è il metodo di Tommy. Quindi Tommy era poco avanti a noi. Jesse, che cazzo c'entrava, regà? Wow. Queste sono Iene. L'inferno qui. Il sangue è fresco. Ritorniamo in strada. Già. Raga, io c'ho sto sentore. Raga, c'ho sto sensazione. Jesse non me la racconta giusto. Jesse non me la racconta giusto. Non sappiamo nulla di lui. Vai, vecchio, fermali. Merda. Peccato. Cercate altri sopravvissuti.
Merda, c'è il cane. Bravo, bello. Tempo da cani. Non è facile guidare la barca con questa tempesta. Barca? Avrai la tua occasione. Il cane, secondo me, se gli ammazzo il tipo. Un altro col cane. Vieni fuori, stupido. Oh, non l'ho ucciso, scusate. Mangigana. Dove cazzo salta fuori? Comunque ci sono iene anche, eh? Quello era l'iene. Sì. Questo posto mi fa rivalutare Jackson. Non dirlo. Ma... Mazza, bruttini. A me i manichini, ragazzi, fanno un po'... fanno un po' tribolare, eh? Abby avrà scelto l'acquario, okay, che è impossibile da raggiungere. Forse. Abby sta scappando da dagli stessi lupi, scusate. Perché da quel che ho sentito dal dialogo di Nora, era in cella ed è scappata. Oddio. Come cazzo lo attraversiamo? C'è quella strada. Ma è parecchio lontana. Oppure c'è quella. Già. Molto meglio. Forza. Di qua. Fammi strada, Jesse. Proviamo da qui. Ok, qual è il piano? Facciamo fuori tutti e rubiamo la barca? Certo che rubiamo la barca. Ma sta a loro decidere se farsi ammazzare. Speriamo siano pochi. Per la prima volta c'ho il caricatore pieno della pistola. È uno schifo qui. Non mi dire. Bisogna no. Qua no. Qua. Ok. Andiamo. Vai Jesse, non mi bloccare. Eccoli. Serve una mano? Tutto ok. Chi vista torcia? Fino a ore 12. Ripeto, cecchino avvistato al porto. Deve essere un intruso. Unità vicina al rapporto. Cecchino?
Tommy. Tommy, raga. Gli altri possono restare qui in attesa di ordine. Ma che cazzo? Dobbiamo stare qui mentre un cecchino fa fuori gli altri. Gli ordini sono chiari. Una squadra basta e avanza contro un cecchino. Tommy, raga, col cecco, eh. Ok, ma posso salire? Oh, credo che non sia... Ok, grazie, doveva salire prima lui. La galanteria, ragazzi. Prendo la barca e vi saluto, ragazzi, eh. Dipende se la barca c'è tipo super il seguimento, così, però non credo. Quindi prendo la barca e ci diamo a domani o stasera. Da qui possiamo arrivare al porto. No, rubiamo la barca. Li hai sentiti, no? Parlano di Tommy. Come fai a dirlo? Allora chi altro è? Se fosse lui, non riusciremo comunque ad arrivare in tempo. Sta andando da Abby, dobbiamo soltanto potrebbe seguire... Potrebbe essere nei guai. Sa badare a se stesso. Ma che cazzo? Il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby. Se te ne vai, non ti salvo più il culo. Ti auguro di farcela. Oddio, mamma. Sul serio? Ci dividiamo così. Insomma, ragazzi, noi ci vediamo domani o questa sera. Ovviamente io vi lascio col cliffhanger, perché sennò non mi seguite, non è vero. Grazie mille a tutti per il supporto, per la condivisione. Spero che vi stia piacendo la serie. Ovviamente sì, ragazzi. Io soprattutto spero che stia facendo un bel lavoro. Ecco, questo è quello che mi preme di più. Vi saluto e vado a registrarlo subito.